stava male, perché per aver portato questo qui era infortunato da prima. Dico, perciò già lo sapevano che dobbiamo batterci di mettere in diretta. Questa è la prima partita che fa l'allenatore. Qui mi sono visto la partita Fasano, Molteno e un'altra, ma lui non c'era ed era la stessa.
Amici appassionati della pallamano, buon pomeriggio da Siracusa. Pala Pino Corso, palestra acradina, per questa partita che promette bel gioco, soprattutto perché mette di fronte due squadre che devono necessariamente far punti in classifica. Team Network Albatro contro il Salumificio Riva Molteno per questo match che recupera la 14ª giornata di andata, Serie A Beretta, che non si era disputata dopo l'accertata positività di alcuni atleti siracusani reduci della trasferta di Bressanone. 3 punti in classifica per i bianconeri locali, 2 punti in classifica per gli oronero lombardi, che cercano in qualche modo oggi di dare una ulteriore ragione al loro campionato. Accanto a me c'è Fabio Reale, come al solito. Partita da seguire fino alla fine, perché è partita che ha naturalmente un obiettivo unico per entrambe le squadre: vincere. Sì, buonasera a tutti. Intanto la vittoria è una cosa che vogliono tutte le squadre per cercare di seguire il sogno salvezza e di rimanere ancorati al Fondi, che è la squadra che sta più in classifica. Cioè, oggi sarà una bella partita, forse un po' ci sarà nervosismo perché la posta in palio è veramente importante. Formazioni, quando le squadre sono ormai pronte: Albatro, Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Lobello, Murga, Sortino, Bobicic, Mizzoni, Bandiera, Burgio, Argentino, Vinci, i due nuovi Molineri e Castiglio. E per il Molteno ci sono Alonso, Beretta, Brambilla, Colombo, Dall'Aglio, Dell'Orto, Galizia, Glicic, Knezevic, Mella, Redaelli, Riva, Soldi, Sperti e Dinko Dedovic insieme a Bashkim Buhai. Non c'è oggi Randes, che è in tribuna, un leggero infortunio non consente al giovanissimo primo portiere dei Lombardi di essere in campo, ma il tecnico, il coach Salvatore Onelli, si affida anche all'esperienza di Bashkim Buhai, che in questo momento intanto resta in panchina perché gioca subito dal primo minuto il numero 32, Lorenzo Beretta. Intanto siamo già partiti alla Cagnete, Mizzoni, da Bobicic ancora Cagnete per Queglio, Cagnete al centro, incrocia adesso con Mizzoni per Queglio, viene verso il centro Bobicic che da Queglio, largo adesso per Cagnete, Queglio adesso al centro che libera il tiro di Thomas Cagnete. 1-0 per l'Albatro quando sono trascorsi 42 secondi di gioco. Fallo intanto su Dedovic, Dinko Dedovic, vecchia conoscenza della pallamano siracusana, i primi suoi 2 anni in Italia proprio qui al palazzetto dello sport Concetto Lobello. Oggi ci troviamo alla palestra Agradina, ma il suo percorso italiano è iniziato proprio qui in Sicilia, poi una lunga carriera che lo ha portato anche a disputare finali scudetto. E adesso c'è il Molteno che prova ad andare avanti, Redaelli per Knezevic che è arrivato in corso d'opera durante il campionato ed è uno dei migliori marcatori di questa squadra. Prova ancora ad attaccare e c'è una bellissima rete del numero 7 Redaelli. 1-1 dopo 1:37 di gioco. Gli arbitri sono i signori Ciro e Lucio Cardone, il delegato il signor Pierluigi Boscia di Benevento. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic sulle ali, ci sono a sinistra Gianluca Vinci, da quest'altra parte a destra c'è Martin Molineri, uno degli ultimi 2 arrivi in casa Albatro. Bobicic cerca di liberarsi ma viene bloccato, un'ottima difesa da Knezevic, fallo quindi, si riparte da 9 metri, deve ricostruire tutto adesso l'Albatro. Bobicic, Cagnete, solito incrocio, questa volta invece sbaglia, però si libera molto bene Mizzoni, pescato in velocità da Queglio, ma il numero 34 in nero sbaglia tirando fuori dalla porta e invece
ancora lui, ancora Giacomo Redaelli che sorprende Javier Grande. 2-1 per il Molteno, 2:42 giocati in questo primo parziale. Immediata reazione degli ospiti al gol di Cagnete, una doppietta di Redaelli li porta a condurre adesso il match. Vediamo adesso l'Albatro come risponderà. Ancora Mizzoni che questa volta riesce a resistere al difensore, a tuffarsi per mettere alle spalle di Beretta. Due pari, ritmi abbastanza alti in questi primi minuti di gioco. Esperto Sperti, ancora Girard Parla, Knezevic al centro, Redaelli, ancora Knezevic verso, ancora Soldi, gli viene incontro Redaelli, Soldi riceve, cede a Knezevic che con un no look cerca di servire il numero 20 dall'Oglio. C'è un fallo però di Bobicic che viene ammonito dal signor Ciro Cardone. 3:54, Fabio, inizio di partita con livelli di livelli alti come velocità, e le due squadre sembrano intanto giocare molto con una difesa compatta per provare a chiudere qualsiasi spazio. Sì, considera che queste sono due squadre che non giocano da tanto tempo, è la prima partita dopo essere stati fermi, cioè c'è anche un po' di prendere anche un po' le misure. E la difesa che si schiera l'arbitro è la 6-0, mentre c'è una 6-0 con il terzo Dinko Dedovic aggressivo quando la palla viene da destra per impedire la circolazione e per cercare di tagliare un po' il terzino sinistro, che sia Bobicic o che sia Cagnete. In questo momento, come dicevi tu, sì, le si stanno un po' studiando, il livello, insomma, stanno, è una buona partita per ora. Intanto Soldi ha riportato in vantaggio il Molteno, Queglio subisce il fallo di Redaelli. Intanto c'era stato uno scontro, ma assolutamente fortuito, tra Dedovic e Gianluca Vinci. Queglio, Cagnete, Sperti anticipa su Bobicic, poi Cagnete riesce a recuperare palla, la cede a Bobicic, Queglio, ancora a Bobicic, Cagnete che è largo, Bobicic al centro, troppo arretrato, e si tuffa il numero 32 siracusano a recuperare palla. Queglio prova a staccare, ma passaggio no look di Cagnete verso Gianluca Vinci. Il numero 15 siracusano però non riesce a controllare palla e quindi il Molteno può ripartire. Adesso lo fa con maggiore calma. Alonso ha ceduto a Redaelli, Redaelli adesso a Knezevic, ancora Soldi che ha scambiato con Sperti, Knezevic, Redaelli, al centro c'è Dall'Oglio che si sposta, prova a far spazio tra la linea di difesa dei bianconeri. Un schema che si ripete, adesso un'ammonizione per Cagnete, il fallo commesso dal numero 14 siracusano. Riparte ancora il Molteno, Knezevic, Dall'Oglio, Redaelli, ancora Soldi, largo, troppo alto però questo passaggio per Alonso, numero 55, in oro nero non riesce a bloccare palla, quindi si riprende con una rimessa laterale in favore dei siracusani. 6 minuti e 29 secondi giocati in questo primo tempo, 3-2 per il Molteno. Tutto pronto adesso, Javier Grande per Cagnete, palla di nuovo in gioco, Queglio per Molineri, numero 3, ricordiamo, secondo arrivo in casa Albatro in questo gennaio, insieme ad Alex Castiglio che in questo momento è ancora in panchina. Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete,
incrocia con Mizzoni, Mizzoni cede a Bobicic, Quegliò prova a sfondare commettendo fallo e quindi è il Molteno che deve riprendere palla. Dedovic, l'ex adesso in campo, che largo, ma c'è un bell'intercetto di Thomas Cagnete, consente ai suoi di ripartire. Molineri, Quegliò, Bobicic, riprende posizione intanto Gianluca Vinci, Cagnete che subisce il fallo e c'è un 2 minuti fischiato contro Knezevic. Va in panca quindi il numero 40 del Molteno a 7:25 di questo primo tempo. Superiorità per 2 minuti in favore dell'Albatro Siracusa. 2 minuti da provare a sfruttare per intanto riprendere il match. Ricordiamo, sotto di un gol, gli uomini di Peppe Vinci, 3-2 avanti il Molteno. Quegliò, Cagnete, ancora Quegliò, cede a Bobicic, Quegliò ancora, chiude molto bene gli spazi il Molteno, è largo però Gianluca Vinci che riesce a trovare lo spazio tra le maglie oro-nero e ad infilare Beretta. Intanto c'è una ammonizione per Dall'Oglio ed è il 3-3, un po' 8 minuti esatti di gioco, partita dai toni interessanti. Mister Onelli preferisce giocare senza il portiere, in inferiorità numerica si affida ai 6 giocatori in avanti. Redaelli, Soldi, Dall'Oglio, ancora Redaelli al centro, Dedovic tira ma è centrale per Grande, poi è proprio il numero uno siracusano che va a realizzare, e per Javier Grande questa è già la terza marcatura stagionale, anche lui nello score dei marcatori stagionali dell'Albatro. Vediamo adesso Dedovic per Soldi, largo per Alonso che riesce a tirare, ma è bravissimo Grande a bloccare, ribattere questo tiro insidioso. E ancora Gianluca Vinci che si esibisce in un pallonetto che sorprende Beretta. Siamo sul 5-3, sta sfruttando al massimo e ha sfruttato al massimo la superiorità numerica, riportandosi avanti adesso di 2, cioè il vantaggio maggiore in questa prima fase del match. Intanto è rientrato Knezevic, Dall'Aglio, Soldi, Redaelli, ancora Soldi che prova a pescare al centro Dall'Oglio, ma Dall'Oglio subisce il fallo di Mizzoni e quindi la palla resta al Molteno che riparte ancora da Redaelli. Largo per Soldi, Dall'Oglio, Soldi, Knezevic per Redaelli che commette passi e quindi consente ai padroni di casa di ripartire, riportarsi in avanti. Quegliò, Cagnete, servito dal numero 4 e Cagnete arriva in velocità e porta i suoi ad un più 3 che arriva dopo 10 minuti e 47 secondi di gioco. Knezevic, Redaelli, adesso Knezevic sta provando a chiamare gli schemi per i suoi e chiamarli ad una maggiore determinazione a questo punto. Naturalmente gli ospiti devono provare a non concedere ulteriori spazi ai locali. Adesso c'è un fallo su Sperti, ancora Knezevic adesso per Redaelli,
Knezevic ancora, tiro che viene stoppato da Mizzoni, palla che arriva tranquillamente tra le braccia di Javier Grande, e l'Albatro costruisce ancora un nuovo attacco. Bobicic serve per Queglio, ancora Bobicic, Cagnete, Bobicic ancora, Queglio si fa accanto a Molineri che poi gli cede di nuovo il pallone. Buono l'avvio dell'Albatro che per qualche minuto aveva concesso spazio agli ospiti. Adesso Knezevic tiene lontano Cagnete e c'è un fallo su Bobicic. Si riparte quindi con intanto per ripulire il campo. Un 6-3, intanto aver sfruttato quei due minuti in superiorità sono stati determinanti fino a questo momento probabilmente. Sì, e come dicevi tu è stato molto importante avere fatto due gol quando loro erano uno in meno, ma importante sono state le due parate anche in quel momento di Xavier Grande e il rilancio subito che ha fatto il gol. E l'Albatro, se va in seconda fase, è veramente difficile fermarla, specialmente con Coelho e Cagnete. Ora loro stanno un po' provando a cambiare la difesa con Knezevic che è a uomo un po' su Cagnete. E intanto proprio Coelho è andato in gol, 7-3, 12 minuti e 40, primo time out chiamato proprio dal Molteno, e noi ci fermiamo per pochissimi istanti. 12 minuti e 40 secondi giocati in questo primo tempo, 7-3 il risultato in favore della Team Network Albatro. Time out che è stato chiesto da coach Onelli, ha richiamato i suoi giocatori che hanno subito un pesante parziale in questi minuti, e quindi il tecnico lombardo ha provato a parlare con la squadra, con i giocatori, cercando loro evidentemente di suggerire gli schemi buoni per una reazione che a questo punto è necessaria. Dedovic, Knezevic, Dedovic ancora al centro, allarga per Soldi. Dedovic adesso incrocia proprio con Knezevic, perde palla però per un rimbalzo sul ginocchio, consente un contropiede alla Team Network Albatro ed è Queglio che va a chiudere ancora alle spalle di Beretta. Più 5 adesso, 8-3 in favore dei padroni di casa. Dedovic, Knezevic, ancora Dedovic, a largo c'è Sperti che resta a presidiare la fascia destra, ed è bellissimo questo passaggio di Knezevic che pesca Soldi al centro. Bellissimo il movimento dei due giocatori in oro nero, e Soldi riesce ad accorciare le distanze. 8-4 adesso il risultato, sono 14 minuti giocati in questo primo tempo di Albatro Molteno. Ricordiamo il recupero della 14ª giornata Serie A. Beretta prova il tiro, Queglio forse forzando un po', e bravo Beretta a dir di no, consentire ai suoi di ripartire. E adesso
c'è un tiro di Dedovic e poi un tocco, una deviazione in fondo campo e quindi un angolo che deve essere battuto giustamente dal Molteno. La deviazione era apparsa netta anche dalla nostra postazione, quindi esperti, cede a Soldi, adesso sicuramente per Knezevic al centro, protestano per un doppio palleggio i siracusani. Knezevic dall'Oglio, Soldi, Dedovic per Knezevic, bello questo passaggio per Alonso che infila il palo lontano, 8-5, adesso un parziale di 2-0 negli ultimi secondi per il Molteno, difesa che commette fallo ma riesce a bloccare l'attacco avversario. 9 metri per l'Albatro, già battuto Queglio per Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, Queglio, incrocia con Mizzoni, Queglio, Bobicic che va al tiro, Marco Bobicic, prima marcatura per lui in questo match, 9-5. Abbiamo superato già la metà del primo tempo, siamo già a 15 minuti e 50 secondi, 9-5 per i padroni di casa. Anche Bobicic, il cartellino, il tabellino dei marcatori. Knezevic dall'Oglio, Soldi, Dedovic allarga con Knezevic che non riesce però a tirare. E un altro tentativo di pescare al centro dall'Oglio, molto mobile, molto bravo anche a spostarsi sulla linea ultima di difesa e a smarcarsi, lo ha fatto già più volte durante questi minuti. Questa volta ha subito il fallo. Dedovic, Knezevic, Soldi per Esperti, ma Grande lo aspetta lì al primo palo a piedi uniti, portiere siracusano che oggi è apparso già determinante con almeno 4 parate che assicurano alla sua squadra di mantenere questo vantaggio. Ricordiamo per lui anche una rete. Queglio, Cagnete che non ci pensa due volte, va al tiro ma è bravo Beretta a ribattere fuori. Knezevic, Dedovic, Soldi. Intanto è entrato Riva al posto di Alonso. Knezevic, Soldi, Dedovic, Soldi, ancora Knezevic. Riva è sulla fascia sinistra. Dedovic, Knezevic, ancora per Dedovic. Non riescono a trovare lo spazio giusto i Lombardi. Poi ci prova Dedovic, ma il muro difensivo di Mizzoni e Bobicic lo blocca. Ci prova poi Soldi. C'è una leggerissima deviazione che consente ancora agli ospiti di ripartire dall'angolo. Esperti per Dedovic, ma anche in questa circostanza è bravo Javier Grande a bloccare il tentativo. Ripartono i siciliani. Cagnete, Bobicic per Queglio, largo per Molineri, tenta il pallonetto, palla però che tocca il palo lontano, palo opposto alla posizione del giocatore siracusano, e questa volta è bravo Marco Knezevic, prima rete per lui in questo match, ne ha già fatti 54. Ricordiamo che Knezevic tra l'altro è arrivato in corsa in questa squadra e ha dimostrato già di essere uno dei trascinatori principali.
della squadra di Onelli. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, incrocia Mizzoni, Queglio viene incontro Bobicic, ma c'è il tentativo di servire Mizzoni. Nel frattempo ha subito il fallo e quindi la palla resta ancora tra le mani dei siracusani. Cagnete, Mizzoni, Queglio, Bobicic che si alza e con il suo fisico riesce a resistere al muro difensivo e ad infilare Beretta sul palo più lontano. Siamo 10-6, 20 minuti di gioco, quindi siamo a 10 minuti al termine di questo primo parziale. Fabio, un arbitro che in questo momento sta sembrando innanzitutto molto concentrata soprattutto in fase difensiva e attenta a non sprecare troppo in avanti. Sì, 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 sta giocando molto concentrata, peccato i due un po' azioni in velocità che hanno cercato di chiudere sia Coelho che Cagnete prima, perché loro se giocano come squadra giocano molto bene in attacco, devono concentrarsi un po' più in difesa. Oggi stanno trovando anche Grande in partita e Bobicic deve avere meno paura nel tiro, perché è un bel giocatore in difesa, è un pilastro di questa squadra. In attacco deve avere più voglia di segnare, deve divertirsi un po' di più forse. Si esalta Grande, lo avete visto, sul tiro di Riva. Queglio che però perde palla. Intanto Bobicic rifiata in panchina. Adesso c'è in campo Max Murga, il capitano Max, che entra a giocarsi anche questa partita importante per la sua squadra, anche tra le fila degli ospiti c'è Davide Glicic, che adesso è entrato. Serve palla adesso su Soldi, Knezevic al centro per Redaelli, Knezevic che tira, prima finta il passaggio per Soldi, poi riesce ad infilare la sua seconda marcatura. 10-7 il punteggio dopo 21 minuti e 54 secondi di gioco. Deve essere infatti corretto il tabellone. Oggi, quando sto notando, forse perché come ho detto prima, gli manca la partita a tutti, tant'è vero che tutti stanno ruotando molto la panchina, specialmente quelli del Molteno. Già quasi è cambiato quasi tutti e sette i giocatori tranne il portieri e esperti, e perciò sarà importante oggi la resistenza e chi ha più fondo. Ricordiamo che l'Albatro torna in campo dopo ben 58 giorni di stop forzato tra rinvii di due partite, poi anche la sosta festiva. Quindi squadra che è chiamata adesso a reagire, ma soprattutto a dare una svolta al proprio campionato. L'Albatro aveva perso palla, se n'era impossessato Sperti, ma c'era stato un fallo, è stato fischiato in favore dei siracusani. Cagnete, Queglio, ma è bravo in questa occasione Beretta a stoppare il tentativo. L'italo argentino Sperti tenta il pallonetto, ma oggi Javier Grande sembra particolarmente carico ed è probabilmente tra i giocatori determinanti per questi primi 23 minuti di gioco. Lo bello intanto anche in campo, posto di Mizzoni, Cagnete che quando viene servito e arriva dalle retrovie in corsa non perdona. Tre gol fotocopia per lui, consentono alla sua squadra di tornare sul più 4, 11-7 per i locali. Glicic, Soldi,
Knezevic, Redaelli subisce il blocco di Queglio, Gricic per Redaelli, ancora Knezevic, largo per Soldi, per Riva che per la seconda volta consecutiva si vede ribattere il tiro da Javier Grande. E siamo agli ultimi 6 minuti di gioco di questo primo tempo, 11-7, ricordiamo il risultato in favore dell'Albatro, che con Murga prova a costruire una nuova azione d'attacco e si fa incontro Lobello, che poi serve Queglio ancora per Max Murga. Cagnete largo, Murga incrocia ancora con Lobello, adesso aumenta la velocità di azione, ma molto bella la parata di Beretta, che poi, peccato, sbaglia tutto provando a rilanciare in avanti Sperti, molto più rapido nel recupero Gianluca Vinci, che si impossessa del pallone e quindi consente ai suoi di ripartire e presentarsi agli ultimi 5 minuti, 24-56, ma intanto c'è un time out chiesto proprio da coach Peppe Vinci e per noi c'è una brevissima pausa. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...24-56, il primo tempo 11-7, il risultato in favore della Team Network Albatro, primo time out chiesto dai siracusani. Uno lo aveva già chiesto il Molteno, subito dopo c'era stata proprio già una reazione dei Lombardi, che erano riusciti ad accorciare le distanze. Adesso vediamo quale sarà il gioco dei siracusani dopo questi richiami di coach Vinci. Qualcosa infatti sembra cambiare, perché anche Max Murga sta un po' dettando gli schemi in campo, anche rivolgendosi ad Alessio Lobello. Vediamo cosa verrà proposto come soluzione per concludere. Murga, Queglio, largo per Murga, Cagnete che arriva, subisce il fallo di Knezevic e c'è il primo penalty. E Beretta lascia il posto a Bashkim Buai, 48enne portiere del Molteno. Ricordiamo, oggi non c'è Randes, abbiamo detto già in apertura. Cagnete sulla linea dei 7 e schiaccia la palla sotto le gambe del numero 97 e realizza la sua quarta marcatura personale oggi, 12-7. Vediamo Glicic, Soldi, Knezevic, Redaelli, ancora Knezevic e una deviazione ancora di una difesa bianconera che oggi sta giocando con estrema concentrazione, opponendosi più volte alle conclusioni, non a questa, perché bravo Soldi a realizzare la sua terza rete, 12-8, 26-30 giocati. Molineri, Queglio, Murga, Cagnete, ancora Murga, Queglio,
ancora scambio con Murga, ancora Queglio, largo per Cagnete, e questo schema che prevede l'arrivo di Cagnete dalle retrovie in velocità è devastante per la difesa moltenese. Si va sul 13-8, un più 5 a 3 minuti dal termine di questo primo parziale. Soldi, cede Knezevic, ancora un tiro un po' forzato in questa occasione, forse per Redaelli, era stato bravo a ribattere il grande, ma c'era stata evidentemente un'altra deviazione. Knezevic scambia palla, va a tirare, palla sul palo, ma subisce un fallo che consente alla sua squadra di avere la prima occasione dai 7. È proprio Knezevic che si va ad incaricare del tiro. Knezevic contro Javier Grande. Knezevic realizza il nono gol per il Molteno. 13-9 il punteggio. Ci stiamo per avvicinare all'ultimo minuto di questo primo tempo. Primo tempo divertente, ben giocato dalle due squadre. Abbiamo già detto e ribadito, match importante per entrambe. E c'è un fallo con 2 minuti a Andrea Brambilla. Fallo su Gianluca Vinci, che era stato liberato. Poi, secondo gli arbitri, abbiamo visto il movimento del corpo, una gamba di troppo che ha sbilanciato Vinci, e Cagnete si ripropone. Questa volta è rimasto in porta Beretta, che resta molto vicino alla linea. Non basta però a bloccare questa conclusione di Thomas Cagnete. Siamo a 6 reti personali oggi per Thomas Cagnete, mentre ci stiamo avvicinando agli ultimi 40 secondi di gioco del primo tempo. Vediamo la conclusione del Molteno, proverà naturalmente a andare in rete, ma palla che è conquistata da Bobicic, commettendo fallo però, dicono gli arbitri, quindi la palla resta al Molteno. Redaelli, Knezevic, Soldi che però spreca un tiro ancora di Javier Grande, che questa volta sbaglia, non c'era in porta Beretta, e questa volta un bel movimento di Glicic, ma intanto è scaduto il tempo, ma ci sarà un tiro diretto a favore del Molteno. Muro difensivo con tutti e 6 i giocatori davanti al numero 40 ospite. Ci sono Vinci, Molineri, Queglio, Murga, Bobicic e Mizzoni. Knezevic getta via il pallone, perché insomma queste sono conclusioni quasi impossibili con quel muro incredibile davanti. 14-9 il risultato al termine di questo primo tempo. Noi vediamo la linea alla regia per la pubblicità, questa brevissima sosta, poi di nuovo in diretta dal Palapino Corso, palestra gradina di Siracusa, per il secondo tempo di Team Network Albatro Salumificio Riva Molteno.
Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Thank you.
Di nuovo in diretta da Siracusa, dal Pallapino Corso, Palestra Cradina, Team Network Albatro contro il salumificio Riva Molteno, recupero della 14ª giornata Serie A Beretta, 14-9 il risultato parziale al termine del primo tempo in favore dei padroni di casa. Migliore marcatore fino a questo momento Thomas Cagnete con 6 reti tra i siracusani, poi doppiette per Queglio, Bobicic e Vinci. Migliori realizzatori in casa Molteno, Knezevic e Soldi con 3 reti ciascuno, poi 2 reti di Redaelli e 1 di Alonso. E siamo partiti nuovamente, secondo tempo, Knezevic per Redaelli, Knezevic, Soldi, Dall'Oglio incrocia, poi cede a Soldi, Redaelli, Knezevic, indietro per Redaelli, Soldi che prova a liberarsi ma subisce il fallo di Thomas Cagnete. Palla quindi per i lombardi che ripartono con Redaelli, Knezevic, ancora Soldi, gran tiro che si infrange sul palo, prema ancora la porta di Grande. Grande tra i protagonisti del primo tempo, diverse parate per lui determinanti che contribuiscono al vantaggio momentaneo dei siracusani. Thomas Cagnete, Queglio ancora per Cagnete, Bobicic, Cagnete per Mizzoni, ancora Cagnete, Queglio, incrocia ancora Mizzoni, Queglio, Bobicic, ancora Queglio che però tocca con le gambe, e fortunato dopo un primo momento in cui sembrava che Bobicic potesse riprendere palla, Alonso invece è più lesto di tutti e riesce a realizzare questa prima rete del secondo tempo portando i suoi a meno 4. Bobicic, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete per Mizzoni che gli si fa incontro, Bobicic, Cagnete ancora, Bobicic, anzi Mizzoni scusate, Queglio, Bobicic riceve adesso, riesce poi Queglio a recuperare palla, Cagnete, Bobicic, subisce il blocco di Redaelli, ottima difesa degli ospiti, adesso è Bobicic che subisce ancora il blocco di Dinko Dedovic, Queglio, ancora fallo, Bobicic, tiro centrale però Beretta blocca e consente ai suoi di ripartire, Dedovic, bello questo passaggio al centro per Dall'Oglio, bravo anche lui ad infilare Grande, prima marcatura per il numero 20 in oro nero, parziale di 2-0 per gli ospiti dopo 3 minuti e 15 secondi di gioco questo secondo tempo. Cagnete, Queglio, largo per Molineri, non ha lo spazio per tirare, costretto a tornare indietro, Cagnete ancora per Bobicic, Queglio che riesce a resistere al tentativo di blocco degli avversari e a concludere, terza rete personale per il capocannoniere dei siracusani. Si presentava a questo match con 79 reti all'attivo e adesso ha superato quota 80, siamo a 82 reti per lui. Knezevic, Redaelli, c'è stato però un tocco, infatti è così, se ne accorge il signor Lucio Cardone. Ancora Dall'Oglio, Soldi, Redaelli che riesce a tirare, infilarsi tra la difesa siracusana,
15-12. E questa volta Bobičić si inventa un passaggio al centro per Zoe Mizzoni, che non perdona Beretta. 16-12, riporta sul più 4 la sua squadra. Primo tempo, secondo tempo, Fabio naturalmente vede un Molteno determinato a cercare di recuperare un po' di svantaggio. E io ho visto, sai, sono entrati forse un po' convinti del come è andato il primo tempo, perché proprio sia che Bobičić prima in due passaggi, uno ha rischiato di essere anticipato sul cambio della difesa e poi ha sbagliato il passaggio in croce su Coelho, che ora ha fatto una grandissima azione personale. Juan Pablo Coelho, 17-12, reagisce adesso l'Albatro. Knezević scambia con Soldi, ancora Knezević, dall'olio Soldi, ancora adesso Redaelli, Soldi, perde palla Cagnete, Bobičić, Coelho in contropiede, non perdona il numero 4 bianconero. Blackout per qualche secondo del Molteno, che adesso ribatte con Redaelli, quarta marcatura per lui. Un paio di errori che hanno frenato quella rincorsa che il Molteno aveva messo in campo all'inizio del secondo tempo. Adesso locali che sono andati nuovamente sul più 5. Redaelli è riuscito a bloccarsi, ma Cagnete continua a segnare, settima rete personale per lui. Adesso siamo sul più 6, 19-13. Redaelli, Knezević, Redaelli, dall'olio Soldi, arriva dalla distanza, c'è una deviazione, Lesto, esperti a ribattere subito il pallone in gioco. Knezević per Redaelli, Alonso, largo per Soldi che va verso il centro, resiste ad una prima carica, poi cade Redaelli ancora, che prova a tirare, e c'è intanto un due minuti fischiato a Cagnete. Nuova rete per Giacomo Redaelli, e ricordiamo adesso superiorità numerica, due minuti a favore del Molteno per provare a sfruttare al meglio l'uomo in più. Resta in campo Grande, quindi Vinci preferisce giocare con portiere di ruolo. Murga bloccato da Dedovic e Redaelli. Bobičić per Coelho, largo per Molineri, Molineri rientra, ancora Coelho, Murga verso Coelho che però sfonda, commette fallo e riparte il Molteno. Fallo su Dall'Oglio, Dedovic che viene bloccato da Murga, ma poi è bravo a servire Alonso che realizza. 19-15 per l'Albatro, 8 minuti e 42 secondi di gioco in questo secondo tempo. Più 4 per i padroni di casa. Ricordiamo, match delicato per entrambe le squadre, entrambe
occupano la, rispettivamente la penultima e ultima posizione nella Serie A Beretta, 3 punti per i siracusani, 2 per il Molteno. Partita importante per entrambe, bisogna far punti per provare a giocarsi poi al meglio questa seconda parte della stagione. Bobicic subisce intanto fallo. Murga batte per Bobicic, aumenta intanto l'intensità del riscaldamento di Argentino. Murga intanto commette fallo, quindi è nuovamente la squadra avversaria che prova a tirare, ma da una parte e dall'altra i due portieri si rendono protagonisti di altrettante importanti parate. Prima Grande su Dall'Oglio, poi Beretta su Queglio. Ancora 19-15 dopo 9 minuti e 57 minuti di gioco di questo secondo tempo. Intanto siamo nuovamente in parità di uomini in campo. Knezevic bloccato da Murga, Redaelli, ancora Knezevic che subisce il fallo del numero 23 bianconero. Soldi, Redaelli, questa volta c'è lo spazio giusto per il numero 7 moltenese e si riporta sul meno 3 la squadra ospite. Secondo tempo che si abbiamo già giocato 10 minuti e 50 secondi, sarà un secondo tempo giocato sicuramente fino all'ultimo secondo. Bobicic, Mizzoni, leggero questa volta, poi riesce a rimediare recuperando palla. Bobicic, siamo in passivo e Bobicic riesce a sfruttare al meglio l'occasione. Sbaglia qui invece Soldi. Richiama un po' alla calma i suoi, coach Vinci. Volevano battere subito, ha detto calma, non c'è bisogno di affrettare troppo i tempi. Mizzoni, Cagnete, Bobicic, Queglio, Bobicic, Mizzoni. Largo per Molineri, Molineri a Queglio, Cagnete, Queglio, tiro fortissimo, poi è fortunato sulla ribattuta Juan Pablo Queglio, palla che aveva toccato la traversa, poi anche il capo di Beretta, nel rimpallo che però ha favorito lo stesso Queglio, che è stato lesto a ribattere in rete la 21esima rete per i suoi. Adesso siamo nuovamente sul più 5. Knezevic, Soldi, ancora Knezevic verso il centro, punta la difesa, poi c'è Redaelli, ancora Soldi verso Redaelli, prova un sottomano ma tiro alto sulla traversa. Luca Argentino, Nicolò Argentino in campo al posto di Gianluca Vinci. Abbiamo visto che il suo riscaldamento si era intensificato negli ultimi minuti, quindi per lui adesso a disposizione alcuni minuti di questa ripresa, andare un po' di freschezza soprattutto alla sua squadra e dare un po' di fiato ai suoi compagni. Adesso un tocco probabilmente involontario di Molineri su Alonso, che però costa al numero 3 bianconero i 2 minuti
si è ripreso immediatamente Alonso, fortunatamente. Però ci sono adesso 2 minuti a disposizione ancora per il Molteno per provare a riportarsi sotto. Ricordiamo 21-16, 13 minuti e 29 di gioco sin qui in questo secondo tempo. Dedovic, Knezevic, ancora Dedovic, Knezevic, Dedovic si libera, tira ma si infrange sul corpo di Grande. Il tiro con calma, l'Albatro fa rientrare in difesa la squadra avversaria e prova adesso a concludere nonostante l'inferiorità numerica. Ricordiamo fuori Martin Molineri, Bobicic, argentino ancora Bobicic, Bobicic, Murga, Soldi tiene lontano Cagnete, Bobicic che riesce poi a tirare ma è bravo Beretta a ribattere fuori. Riparte velocemente il Molteno, Dedovic per Soldi, fa incontro Knezevic, ancora Soldi, viene fuori adesso Dedovic dalla linea di attacco, largo per Alonso, non può tirare, poi chiuso da Queglio, si riparte quindi Dedovic, ancora Soldi, Dedovic, siamo in passivo, largo per Sperti, 7 metri per il Molteno, palla che però c'entra al volto Javier Grande. Ovviamente si chiariscono i due, non c'è nessuna volontarietà nel tiro, però c'era stato il fallo su Sperti e si guadagna questo penalty affidato ancora a Knezevic. Siamo sul 21-16, ricordiamo, 15 minuti e 19 secondi di gioco trascorsi nel secondo tempo. Tira e colpisce, para Grande, ma si chiariscono ovviamente i due. Occasione sprecata quindi dagli ospiti, 7 metri che non è stato realizzato, si resta sul più 5 in favore dei siracusani. Adesso siamo nuovamente in parità numerica. Queglio, Bobicic trova lo spazio giusto nella difesa ospite, 22-16 senza respiro, fallo su Dedovic, due giocatori Dedovic e Murga rassicurano l'arbitro, nessun contrasto tra i due. Bobicic richiama però la coppia arbitrale, c'è da ripulire. Fabio, 22-16, Albatro che ha retto comunque l'assalto in superiorità numerica degli ospiti. Sì, l'Albatro sta vivendo ancora sul parziale di 6-0 quando l'ha costruito nel primo tempo e lì ha dato una sferzata, e la partita si vive sempre sull'equilibrio. Ora ha fatto benissimo, come hai rimarcato tu, a non subire gol quando era in inferiorità numerica. C'è stato due grandi interventi, di uno sul rigore del portiere che oggi veramente un po' sta dando un calcio un po' alle critiche a volte che ha subito. Sperti e ancora lui, Javier Grande. Ancora una parata decisiva per il numero uno siracusano, 15 parate mi suggerisce Fabio Reale,
quindi 15 parate del Xavier, 9 nel primo tempo e 6 nel secondo, compreso il rigore, contro le 7 del portiere Beretta del Molteno. Bobicic bloccato da Dedovic. Scorre intanto il tempo, sono trascorsi 17 minuti e 40 secondi. Cagnete, Queglio, Bobicic, Queglio, largo per Oliveri, resta a terra Max Murga. È stato uno scontro assolutamente fortuito durante un incrocio con un giocatore avversario, tempo che viene bloccato. In campo il medico sociale dell'Albatro, Enzo Comitini, dottor Enzo Comitini. Ovviamente speriamo nulla di grave per capitan Max Murga. Dalla panchina del Siracusa era stata richiamata un fallo grave, non sono stati di questo avviso i due arbitri, ricordiamo i signori Ciro e Lucio Cardone. Ancora a terra Max Murga, una valutazione, Fabio, anche in fase di cronaca, 17 minuti e 58, anche sull'apporto di Martin Molineri, che è l'unico dei due ultimi arrivi dell'Albatro che ha debuttato oggi. Però vediamo adesso che Max Murga è costretto a lasciare il campo, sorretto dal compagno di squadra Marco Bobicic e da Dinko Dedovic. Entrambi lo accompagnano fino alla panchina. Speriamo che ovviamente non ci siano grossi problemi. E questi sono quei gesti, poi al di là del fatto che, diciamo, Dinko è cresciuto anche a Siracusa, nella sua esperienza ed è molto legato a questa città, a questi colori, però sono questi gesti che poi veramente riconciliano con quello che è il senso dello sport, della solidarietà in campo anche tra avversari. Sì, no, Dinko, al di là di essere un grandissimo professionista, è veramente un grande, bravo ragazzo. Noi l'abbiamo avuto qua circa 10 anni fa, quando aveva 19 anni, giovanissimo, e considera che lui viene da un grosso infortunio, perciò è molto più vicino ora a Murga, perché ha avuto veramente un grosso infortunio Dinko, che se ne sta uscendo alla grande, piano piano. Grande ancora Xavier, veramente, oggi incontenibile Xavier. E prima hai parlato di Molineri, e io ancora lui è un po' fuori dal gioco, però dico, lui il primo tiro è la prima azione che ha fatto nella sua nuova squadra, dico, diciamo, un mio pensiero, non si può permettere di fare un tiro a pallonetto, là deve tirare forte il 100% per entrare in partita. Intanto aumenta l'intensità del riscaldamento di Federico Vanoli in panchina, a questo momento non è entrato in campo. Adesso coach Vinci probabilmente gli sta chiedendo di prepararsi, e qui c'è un bellissimo gesto tecnico anche di Alessio Lobello. 23 a 16, time out chiesto da Salvatore Onelli per il Molteno, il secondo, uno l'aveva chiamato già nel primo tempo, e noi ci fermiamo per qualche secondo. We'll be right back.
23-16 più 7 per la Team Network. Albatro sul Molteno. 19 minuti e 6 secondi giocati in questo secondo tempo. Palla da giocare per il Molteno. Entra Federico Manoli, infatti l'avevamo già visto in panchina pronto per l'ingresso. Numero 10 bianconero entra dopo 19 minuti al secondo tempo nel match. Vediamo il suo apporto, è andato a rifiatare Queglio. Knezevic, Dedovic, ancora Knezevic. E c'è ancora una parata di Javier Grande. Una serie infinita, come ricordava pochi istanti fa Fabio Reale, di parate del numero 1 siracusano, che oggi si è esaltato e possiamo definire tra gli assoluti protagonisti di questo match. Grande apporto il suo in questa fase di partita, che consente ai suoi di governare un vantaggio importante. C'è intanto un fallo subito da Thomas Cagnete, è stato Soldi a commetterlo. Cagnete, argentino, ancora Cagnete, Bobicic, Queglio, che intanto è rientrato al posto di Vanoli. Cagnete, Queglio non perdona. Quampi Queglio, settima rete per lui, quante ne ha realizzate Cagnete. Sono entrambi i cannonieri principe di questa squadra e stanno dimostrando anche oggi di poter portare avanti i colori bianconeri dell'Albatro. Riparte intanto il Molteno. Dedovic, questa volta non ci pensa su due volte. Dinko Dedovic riesce ad infidare Javier Grande. Prima rete per lui oggi. E c'è anche il riscaldamento, stiamo avendo, di Alex Castiglio in panchina. Cagnete, Lobello, Molineri, Queglio, Bobicic per Queglio, ma c'è un fallo fischiato in favore del Molteno ed è bravo Alonso ad involarsi in contropiede, ma dall'altra parte c'è un'autentica saracinesca oggi, Fabio, perché Javier Grande riesce a dir di no anche a questa conclusione ravvicinata del numero 55 in maglia oro-nero. 24-17, sono 22 minuti di gioco giocati. Coach Vinci chiama il time out, richiama i suoi attorno alla panchina e noi ci fermiamo per qualche istante. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Ultimi secondi di questo time out chiesto dalla Team Network Albatro.
22 minuti e 16 secondi giocati in questo secondo tempo. Anche dall'altra parte coach Salvatore Onelli prova a spronare i suoi, li richiama ad una reazione proprio per non perdere ulteriormente terreno, recuperare reti, restare in scia dell'Albatro e giocarsi al massimo questi poco meno di 8 minuti di gioco che restano prima della fine di questa partita. La palla riparte con i siracusani in avanti, Cagnete, Argentino, Cuello, largo per Argentino che tenta una girella, ma è bravo in questo caso Beretta ad opporsi. Grande parata anche per il giocatore del Molteno, e va Brambilla invece a chiudere, il numero 11 Andrea Brambilla, 24 a 18. Cuello, Argentino, Cuello, Cagnete tenuto distante da Alonso, Cuello, Argentino che riesce a liberarsi ma lo fa irregolarmente, quindi non è rete. Una incredibile traversa di Dedovic prima, poi tiro di Dall'Oglio e ancora Grande che si oppone alla conclusione del numero 20 ospite. Vinci, Cuello, ancora Gianluca Vinci, Bobicic prova a creare spazi, è bloccato da Soldi. Cuello non perdona, sta facendo un po' quello che ha fatto Cagnete nel primo tempo, arrivando dalle retrovie in corsa e tirando con veemenza verso la porta avversaria. 25-18, si riscalda ancora Castiglio in panchina, ci prova ancora Soldi ma Javier Grande è lì pronto a ribattere anche questa conclusione. Esce Mizzoni, dentro ancora Alessio Lobello, rifiata anche Knezevic per gli ospiti in panchina, ha dato tantissimo il numero 40 moltenese. Il gioco passa dalle sue mani. Cuello adesso appare irresistibile, è riuscito a divincolarsi da una doppia marcatura e a concludere alle spalle di Beretta. Portiere fuori per il Molteno, 7 giocatori d'attacco, ancora muro difensivo questa volta di Vanoli. Knezevic largo al centro per Glicic ma è bloccato ancora da Vanoli, fallo per il Molteno. Knezevic, Soldi, ancora Knezevic, Redaelli largo per Alonso che questa volta non sbaglia. Quarta rete personale per Osvaldo Alonso, la 19esima per il Molteno che ha meno 7, e c'è il debutto di Alex Castiglio, numero 8 per lui sulla maglia dell'Albatro. Il campionato è iniziato con
Leppan, arrivato nel mercato di gennaio insieme a Molineri, con il quale ha scambiato adesso. Subisce il primo fallo da Redaelli, chiede palla, Castiglio per Queglio, Gianluca Vinci, grandissima traversa di Lobello che è stato servito benissimo da Gianluca Vinci. Questo è un fallo di Molineri su Dall'Oglio, riparte ancora il Molteno. Knezevic, Redaelli, Soldi, era buona l'intenzione per Brambilla, ma non è stato fortunato il numero 11 Lombardo, mentre si ferma un attimo il gioco per ripulire il parquet. 26-19, 27 minuti e 39 giocati. Cosa bisogna fare in queste circostanze per evitare qualsiasi blackout e guidare in porto una vittoria? Sulla vittoria ormai non, insomma, è scontata. L'unica cosa è non bisogna avere cali di tensione, perché anche la differenza reti vale. Alla fine tutto vale. Perciò se invece di 7 gol andassero anche a 8, a 9 sarebbe importantissimo. Ma sono molto concentrati. Il Molteno ha fatto un po', forse ha sbagliato la difesa, che è andato sul 4 più 2, ma con i giocatori tipo Coelho, Sortino, ora che è entrato Vinci, sono giocatori molto veloci che mettono in difficoltà la difesa che aveva schierato il tecnico del Molteno. C'è anche Sortino adesso in campo per questi ultimi 2 minuti di gioco. Alessio Lobello è solo in contropiede e non perdona. Altro gol, il secondo, tabellino per lui. 27-19 e arriva un successo importante per i siracusani, che muovono una classifica difficile. 3 punti che erano stati conquistati grazie alla vittoria sul Fondi e poi all'ottimo pareggio sul difficilissimo campo del Bolzano. Restano a 2 punti i moltenesi, anche loro vittoriosi sul Fondi. Vediamo Colombo, nel frattempo è entrato anche il numero 23 e va a chiudere ancora Redaelli, scusate, Soldi, la quarta marcatura per lui, il numero 43 in maglia oro nero. E gli ultimi 30 secondi di gioco, in porta arriva Gabriele Nobile. Javier Grande va a raccogliere i complimenti di tutti i compagni di squadra in panchina. È stato sicuramente il protagonista di questo match. Bravo anche Cagnete in questa circostanza a bloccare una ripartenza degli ospiti, servire poi Castiglio, e con calma, naturalmente dall'alto della sua esperienza, gestisce il pallone e finisce qui 27-20 in favore della Team Network Albatro. In sede di commento finale, Fabio Reale, di solito si chiede sempre il man of the match, ma credo che oggi ci siano pochi dubbi, Fabio. Grande Xavier è stato il giocatore che ha veramente deve essere premiato. Spenderei anche una parola per un giocatore del Molteno in difesa, mi è piaciuto molto Dinko Dedovic e anche Soldi, è un buon terzino che forse è risultato il miglior giocatore loro. Ma Grande oggi ha fatto la differenza, come la concentrazione anche dell'Albatro, ci voleva una vittoria così. Adesso ci fermiamo per qualche istante, quindi la linea passa alla regia, ma giusto il tempo per ritrovarci qui in diretta dal Pala Pino Corso di Siracusa per le interviste in diretta ai protagonisti del match. Bella via!
Torniamo in diretta qui dal Palapino Corso di Siracusa, Palestra Gradina, Team Network Albatro batte Salumificio Riva Molteno 27-20, partita importante per entrambe le squadre sin dalla vigilia, penultima e ultima in classifica in questa Serie A Beretta. È stata una bella partita combattuta che ha messo in campo, probabilmente ha fatto vedere due squadre che non meritano probabilmente queste posizioni. Siamo con il mister Salvatore Onelli, tecnico del Molteno. Era importante per voi, cosa è mancato per rispondere a quest'albatro? Se guardiamo i numeri, sicuramente abbiamo sbagliato tanto ai 6 metri, abbiamo sbagliato proprio molto. 20 gol in una partita del genere, dove l'albatro normalmente ne subisce di media 28-29, noi che siamo migliorati in attacco oggi ne abbiamo fatti 20, sono troppo pochi sicuramente, perché non avendo Randers in porta abbiamo subito 27 gol, vuol dire che comunque bene o male in difesa abbiamo lavorato, ma 20 gol sono troppo pochi, quindi dobbiamo farci sicuramente un bagno di umiltà per alcune cose, perché non si può sbagliare rigori del genere, non si può fare girelle o pallonetti dall'ala in partite come queste bisogna andare con la testa dentro la porta, e qualcuno non l'ha fatto. E questo mi dispiace tanto, perché poi sono segnali che dai alle altre squadre e quindi non va bene. Sicuramente faccio i complimenti a Grande, che è stato degno del suo cognome, diciamo, oggi, perché ha fatto veramente una partita strepitosa, sicuramente la migliore dell'anno, e tutti aspettano noi per fare certe prestazioni. Lui è stato grande, ma noi l'abbiamo sicuramente aiutato. Grazie a mister Onelli, buon rientro in Lombardia. Adesso proprio dovrebbe arrivare anche Javier Grande, che è stato definito un po' da tutti il man of the match di questa partita. Ecco che ci raggiunge il numero uno della Team Network Albatro. Diciamo che Fabio Reale, ecco, mettiamoci un po' più a favore, ecco, centrale di telecamera, da questa parte. Fabio Reale, in sede di commento, ha un po' contato le parate, che a un certo punto poi ha quasi perduto. 19 almeno le parate, una rete. Se dobbiamo essere cattivi, un'altra rete che hai sbagliato clamorosamente, ma questa insomma ti viene concessa oggi. Oggi probabilmente sei stato tu determinante a consentire ai tuoi compagni di squadra di portare a casa questi due punti. Sì, è stata una partita che abbiamo iniziato male all'inizio, i primi 5 minuti, anche io neanche una parata, e pian piano siamo tolti un po' la pressione che avevamo, non dire la pressione, forse questo bagaglio che sentivamo non giocare da 2 mesi quasi, dopo il Covid, dopo la pausa, senza pausa che abbiamo fatto, tanti allenamenti, non possiamo fare amichevoli, e siamo entrati un po' col freno a mano, e dopo anche io ho macinato lì le parate, siamo cominciato a essere più cinici in attacco anche, non perdonare, e la mia attuazione sì, è stata buona, però è tutto grazie anche alla difesa, quando si mettono così in blocco, collaborazione, è sempre tutto molto più facile per me. Senti, cosa cambia adesso per l'Albatro dopo questo successo? Bisognava smuovere questa classifica e così è stato. Vabbè, muovere non la muoviamo, perché rimaniamo sempre lì penultimi, siamo più vicini a Fondi, siamo più larghi da Molteno un po', abbiamo un po' adesso questa maratona di partite già giovedì subito e domenica qua, e questo era il primo passo, la prima spiaggia. Questo anno è il 2021, è finito il 2020 per noi, finito, terrato così, e adesso iniziamo, e questo ci dà una carica in più per andare a Merano a fare quello che abbiamo fatto a Bolzano, perché noi siamo una squadra che siamo questa squadra, possiamo fare il meglio, anche possiamo fare il peggio, però se troviamo la consapevolezza di che chi siamo, come diciamo noi nell'Urlo, possiamo fare soddisfazione per tutti. Grazie a Javier Grande, protagonista, vediamo se riusciamo a raggiungere, ad avere al microfono Coach Vinci, proprio per chiudere questo collegamento dal Palapino Corso e andare in sede di commento di questa partita, di questa vittoria importante per i colori bianconeri. Coach Vinci che ci ha raggiunto. Beh, dovevamo vincere, bisognava vincere, così è stato. Beh, guarda, oggi credo che era difficile per noi non fare una prestazione del genere. Ci siamo preparati, avevamo tanta voglia dentro di portare a casa una vittoria.
I ragazzi sono stati encomiabili, veramente oggi sono stati quasi perfetti, non sono stati perfetti perché possiamo migliorare tanto. Devo dire che ho avuto la fortuna di non schierare tutta la rosa al completo perché non ce n'è stato bisogno, però anche, avete visto anche Max Murga che magari può partire un pochettino più dalle retrovie, quando è stato chiamato ha detto la sua in maniera importante. Oggi sono contento della prova di tutti i ragazzi. I nuovi hanno dimostrato tutta la loro esperienza, sia Castiglio quando è entrato alla fine che ha gestito il pallone, ma soprattutto Molineri, al quale ho chiesto forse anche troppo, 50 minuti dopo tanto tempo che non giocava, credo che di avergli chiesto troppo, però è stato intelligente, è stato molto esperiente nel gestire la sua partita. Poi oggi credo che abbiamo avuto Mizzoni, Zoe e Bobicic al centro della difesa che sono stati veramente fantastici. E Bobicic adesso abbiamo iniziato a farlo giocare nel suo ruolo di terzino e riesce a intercambiarsi con Cagnete. E diciamo che oggi è andato bene tutto, vediamo adesso, aspettiamo. Abbiamo ancora un'altra partita col Merano per finire il girone di andata e poi vedremo. Dopo, per noi ci aspettano tutta una serie di finali, non facciamo nessun calcolo sulle partite, noi entriamo in campo, sappiamo che siamo in rincorsa e quindi per noi sono tutte finali come d'altronde lo sono state fino ad oggi. Oggi il 47% di parate di Grande ci ha spinto verso la vittoria, quello era forse quello che ci era mancato fino ad oggi. Io avevo avuto tante critiche addosso, gli sono piovute addosso, noi abbiamo avuto sempre fiducia in lui, io personalmente con lui ho anche litigato perché molte volte andava giù di morale, invece è stato grande. Poi a primo tempo io ho notato una grande partita, forse un po' sono di parte, di Gianluca, ha fatto 3 recuperi in difesa, 2 gol importanti in un momento topico della partita, ma parlare dei singoli mi sembra veramente riduttivo. Cuello, anche lui, dopo che aveva iniziato gli allenamenti un po' sottotono dopo il Covid, io dico che questi ragazzi hanno dato una grande risposta, soprattutto in relazione al fatto che venivamo dal Covid, tutti hanno avuto il Covid e credetemi, io ho visto nelle loro gambe, nella loro testa tanta stanchezza. Bene, grazie allora a coach Peppe Vinci, chiudiamo questa diretta qui dal Pallapino Corso, successo quindi importante per la Team Network Albatro che batte il salumificio Riva di Molteno 27-20, risultato finale per i siciliani che tornano in campo, come avete avuto modo di ascoltare già, a partire dal giorno 28, bisogna recuperare la 15ª giornata di andata e si va a Merano. Noi invece torneremo in diretta qui da Siracusa domenica prossima.